Ecco qui un ospite d'onore qui al nostro Corner, grazie Daniele Lucchetti per essere qui. Allora, dopo la serata di ieri, com'è l'umore? È stata una grande emozione e hai una responsabilità anche enorme sulle spalle, no? La riapertura. Beh sì, perché ovviamente la riapertura di un festival dopo questo periodo è un momento particolare, ma devo dire che è stata una serata molto ben organizzata e anche pensata bene. Ci sono stati due o tre colpi di teatro forti, i direttori dei festival, l'omaggio a Morricone, i discorsi piuttosto belli di tutte e tre le attrici, cioè Foglietta, Blanchett, Swinton, che ci hanno toccati perché hanno parlato di cose che ci riguardano, cioè, e l'hanno fatto in maniera... E che hanno parlato della responsabilità del cinema e appunto questo lacci al film di apertura in questo momento storico. Per superarlo ne parlavamo con Andrea Segre anche con Molecole, no? Che ruolo può avere il cinema adesso e nel futuro, perché poi siamo ancora dentro in realtà in questa... Ma il cinema, i film sicuramente un ruolo l'hanno svolto, perché noi siamo andati avanti in questi mesi anche perché c'erano i film che ci facevano compagnia, che ci facevano pensare, soffrire, eccetera. Mentre invece il cinema ci è mancato, perché ci è mancata un'attività collettiva, ci è mancata l'evento culturale, l'evento della cultura. E per cultura c'è anche la cultura popolare, sono tanti tipi di cultura, e il cinema fa parte del benessere di un paese, del benessere dello spettatore, della persona che ha bisogno di narrazione, ma non ha bisogno solo di narrazione, ha bisogno di narrazione in gruppo, collettivamente. Senti, di là ce ne hai parlato in conferenza stampa, ne è già stato scritto molto. Io volevo assumere un punto di vista diverso, cioè la musica. Tu hai detto in conferenza che avevi pensato all'inizio addirittura a non usare la musica, invece poi piazzi due bei colpi, insomma. Ho utilizzato una canzonetta, diciamo una musichetta che alleggeriva il film, che si chiama Red Kiss, una specie di danza anni 50, prima anni 60. Che era in uno dei tuoi film preferiti. Sì, su io la conoscevo bene, sì. E che è una specie di girotondo, un girotondo dell'amore, qualcosa che rende la storia ciclica, ma che ogni volta che la storia ricomincia da un punto di vista diverso. E poi ho utilizzato qualche pezzo molto più che da camera, proprio da stanza, di Bach, che sono le variazioni Goldberg, ma non perché volessi dare continuità al film, ma semplicemente perché dà intimità. Sono dei pezzi che cercano di raccontare, di dare forma a qualcosa che non ha la possibilità di essere raccontato, definito con troppa precisione. Di cast importanti, ce li avevi tutti chiari dall'inizio? Come hai messo insieme poi tutte le... No, non li avevo tutti chiari dall'inizio, li ho scambiati, intercambiati, gli attori più o meno erano questi, quelli che avrei voluto utilizzare dall'inizio, ma potevano anche forse scambiarsi qualche ruolo. Fatto sta che poi una volta che li ho collocati in questo ordine non sono più mossi. L'azzardo più grande lì è stato far fare a due attori lo stesso personaggio. Però penso che quando un attore è bravo, poi alla fine è giusto per il ruolo, poi alla fine pensi in termini di evoluzione e non in termini di somiglianza. Verissimo. Senti, sono curioso sull'omaggio a Pietrangeli, tutta la coppia che c'è di Pietrangeli, che è un regista che in Italia non è che si ricordi proprio tantissimo, no? Cioè, ma io penso che sia un regista che ha sperimentato, che ha provato ad uscire schiacciato forse dai grandi maestri che aveva intorno, ha cercato una sua strada personale, facendo dei film anche piuttosto diversi tra di loro, ma che sono invecchiati bene, però. Che sono invecchiati molto bene, ma almeno nel caso di io la conoscevo bene, veramente è rimasto un capolavoro del nostro cinema all'altezza, secondo me, dei grandi, e forse invecchiato meglio di tanti altri film di registi che amiamo di più, con delle carriere più complesse. Per questo dei temi modernissimi, no? La noia della Sandrelli, cioè tutta una cosa molto molto... Sì, ma non solo tematico, ma proprio il modo che ha avuto di girare, di pedinare. Io poi credo che sia un film che piace molto ai registi contemporanei, e ogni tanto vedo saccheggiato qualche sua idea di film, qualche film contemporaneo. Ti faccio l'ultima domanda: quanto è cambiato il cinema di Daniele Lucchetti in questi più di 30 anni? Ho cominciato con un cinema giocoso, politico e, se vogliamo, più attento alla macchina da presa che agli attori, e più attento forse a stare dentro i temi sociali,
del paese, e col tempo ho pensato di, cioè, mi è capitato di avvicinarmi all'intimità dei personaggi, cercando di esplorare più le relazioni e dando importanza soprattutto al rapporto con gli attori e al lavoro con gli attori. E, come se avessi imparato uno strumento nuovo, usare uno strumento nuovo, e adesso mi stessi occupando di, come dire, di sperimentare un nuovo valore. Proprio quasi come un artigiano, diciamo, insomma. Sì, un po' quando, come quando hanno inventato lo Steadicam, tutti ci siamo puntati sullo Steadicam, io più come se avessi scoperto il rapporto con gli attori, no? Come un elemento che può essere esplorato all'infinito. Del resto questo viene dal fatto che insegnando al centro sperimentale io tutti i giorni rapporto con giovani attori, giovani registi, e quindi una delle cose che trovo carenti nel nostro, nel cinema giovane spesso è la rinunciare a spingere gli attori in delle direzioni diverse, sì. E quindi dedico molto tempo alla direzione degli attori e di conseguenza ne sono influenzato anch'io come regista. Domanda flash, c'è un film tuo che ritieni sottovalutato, che vorresti dire, però andate a rivedere di quello che secondo me Piccoli Maestri. No, Piccoli Maestri non lo so perché non lo vedo da tanto tempo, però penso che Anni Felici sia un film che mi piacerebbe fosse rivalutato e rivisto, forse anch'io lo vorrei rivedere e capirlo meglio. Mi è piaciuto molto Anni Felici. Allora intanto anche andiamo a rivederci Anni Felici. Grazie Daniele Lucchetti. Grazie a te, grazie.